Saranno tre le città coinvolte dai campionati europei di atletica leggera over 35: Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare. Le gare si disputeranno a partire da oggi fino al 1° di ottobre. Ieri la cerimonia di inaugurazione a Pescara con il colorato serpentone della sfilata. La partecipazione più numerosa sarà naturalmente quella degli atleti italiani, tra i quali spiccano due abruzzesi in grado di andare a medaglia: la velocista di Vasto, Miriam Diorio, e l'ostacolista di Francavilla al Mare, David Ferrucci. Sulla manifestazione sentiamo Pietro Nardone, presidente ASD Runners Pescara, che ha curato l'organizzazione dei campionati. Nardone, proviamo a scattare la classica fotografia, i numeri della manifestazione, proprio per dare il senso e anche la valenza. Allora, questa è una manifestazione che porta circa 5.000 atleti, cioè 5.000 pettorali, e sono 9.000 gare. Significa che ogni atleta fa più gare, è come se uno facesse 9.000 atleti. Questa è una manifestazione che è venuta dopo quella di Jesolo, dove c'era il Covid, e dove Jesolo si è giocata a Venezia. Noi ci siamo giocati Pescara molto bene, perché per riuscire a fare questo risultato vuol dire che siamo stati bravi. Migliaia di atleti, le nazioni rappresentate? Sono 62 nazioni che vedete sfilare, di cui 17 sono extraeuropee, cioè le persone che vengono dal Messico non partecipano al campionato europeo, però vengono lo stesso a Pescara. Alla cerimonia inaugurale è presente anche il vertice della FIDAL, il presidente Stefano Mei. Perché è stato scelto l'Abruzzo? È stato scelto perché il progetto che ci era stato presentato era assolutamente un progetto vincente. Now testimonia il numero di iscritti, 7.000 atleti da tutta Europa. Tra l'altro, parlando anche di economia, diciamo che il turismo sportivo ha preso piede. In questo caso abbiamo 7.000 adulti che riempiranno Pescara, chiaramente 7.000 adulti più le famiglie che riempiranno Pescara in un momento, lasciamo stare oggi questo periodo che stranamente è molto caldo, però generalmente siamo alla fine della stagione, quindi gli alberghi sicuramente e tutto quello che concerne l'indotto avranno assolutamente piacere di avere così tanti turisti, anche se turisti sportivi. Mele, volevo far commentare una cosa molto importante che riguarda lo sport, perché proprio in queste ore lo sport è entrato ufficialmente nella Costituzione italiana, nell'articolo 33, se non ricordo male. Sì, ecco, diciamo che già il fatto che non ci fosse fa capire come in Italia purtroppo cultura sportiva è una parola quasi vietata. È stato inserito, diciamo che ci sono alla vista delle situazioni che possono far pensare che non sia solo una parola scritta su un libro, tanto per intenderci. Sicuramente lo sport italiano sta facendo di tutto perché si capisca che lo sport è vita, lo sport è salute e, se permettete, lo sport è anche vertice. E io sono molto orgoglioso di essere al vertice della federazione in questo momento più vincente dello sport italiano.